finale della Coppa Provincia di Roma. Il Pala Pestalozzi diventa il palcoscenico per l'ultimo atto di questa stagione nel campionato provinciale romano. Stanno per fare ingresso le squadre in campo del Città de Cave e della PR 2000 Aprilia. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, vi parla per questa finale appunto della Coppa Provincia di Roma, in un torneo molto prestigioso. Le riprese esterne sono affidate nelle mani di Massimiliano Magliozzi. Tutto pronto, le squadre si salutano e con la PR Aprilia con la maglia di color verde insieme ai calzettoni verdi, pantaloncini neri che vanno anche a bordare sotto l'ascella appunto il completo della formazione apriliana del tecnico Angelo Stampatore, fuori per motivi di lavoro. Al punto la panchina è affidata per questa sera a Daniela Lotta e ad anche a Andrea Argentini. Risponde il Città di Cave in completo bianco-blu, che ha tagliato il traguardo del proprio raggruppamento al primo posto, vincendo appunto il campionato. Alle spalle della Città di Anzio adesso le squadre si radunano intorno al campo. Verrà osservato un minuto di raccoglimento, dopodiché ci sarà il fischio d'inizio affidato al signor Marcattini della sezione di Roma 2. E quindi si procede praticamente a questo atto finale che è iniziato proprio in questi istanti. Il confronto è il Città di Cave, secondo portieri Gianninino Piarulli. Adesso è Celliti a venire avanti, cerca il numero 14, il tiro e c'è il gol del vantaggio da parte del Città di Cave con Filippo Celliti, il gol del vantaggio. Breverso Altieri, ancora il 4, il numero 10 con il tiro da parte di Altieri, c'è la possibilità ancora con Altieri e il gol del raddoppio di Marco Altieri al secondo minuto di gioco. Palla che sfila sul fondo, Margari recupera Celliti, il tiro, il palo veramente pericoloso. Linea mediana del campo, Altieri viene avanti, vorrebbe scolcare il tiro, poi invece perde il pallone, lo recupera e infatti il tiro, la palla deviata da Bianchi. Marino, Celliti, Marino, tallone, prova a caricare il tiro, la risposta di Margari, prova anche a riorganizzarsi, esce fuori, gli soffia il pallone Volpe, ancora Altieri, poi Volpe, la possibilità e il tiro delle Tris, è la terza rete, ancora a colpire. Città di Cave del resto sul 3-0, gestisce anche bene il pallone, poi se ne va Marino, esce Margari, allontana ma recupera ancora Marino, c'è il gol, bellissima rete da parte del Città di Cave, un gol straordinario. Colelli, tallone, San Camillo si accentra, carica il tiro, la risposta di Margari. San Camillo, se ne va intanto Celliti, il gol della manita del Città di Cave. Celliti, e arriva il duplice fischio finale. Intanto Marcattini dice che per il momento può bastare, il non cambia il risultato. Adesso dei giudici, arpiona il pallone, piroetta su se stesso, ancora insiste e sulla linea trova Altieri. Celliti non carica il tiro e c'è Margari, la risposta per Catalano, De Filippis in avanti per De Giudici che finisce a terra, Lorello si accentra, fa partire il tiro, la risposta da parte di Bianchi. Reti a zero, tutti i gol messi a segno nella prima frazione di gioco nei confronti della PR 2000 Aprilia. Adesso il gol ancora del Città di Cave, bellissimo il gol di Colelli. Rimane in zona d'attacco la PR, veramente poco concludeva, c'è il tiro adesso da parte di De Giudici, a questo punto battendo la PR 2000 Aprilia, quindi al primo posto della graduatoria dei pescaggi va il nome. Adesso arriva il gol di Lorello, il gol della bandiera a questo punto possiamo dire.
l'unica rete da parte della Pierre, e comunque c'è l'applauso di tutto il Pala Pestalozzi. Si riprende a giocare, arriva il triplice fischio finale, Marcattilli di Roma 2 decrete la fine delle ostilità, vittoria della città di Cavi per 6-1 nei confronti della Pierre 2000 Aprilia.